Si conclude il viaggio, il destino si compie. Benvenuti a Bari-Cagliari, la finale di ritorno dei playoff per la Serie A, l'ultimo capitolo di questo romanzo straordinario che è la Serie B, sotto gli occhi di 60.000 persone. È bellissimo! Buonasera da Daniele Barone, da Fernando Orsi. Già in grafica la formazione del Bari con Cabrini in porta, Dorvaldi, Cesare che rientra, Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti e poi tre davanti, Esposito che tira e Moracchioli. Il Bari che a Cagliari tre giorni fa ha raggiunto il pareggio al 96esimo minuto con il gol su calcio di rigore di Mirko Antenucci. Il Cagliari si era portato in vantaggio con la Padula. Cambia tanto Ranieri stasera. 4-5-1, 4-1, 4-1, 4-2-3-1, poi vedremo. Radunovic, Zappa, Dossena, Ober, Dazzi, Sipardo, De Jola, Makumbu, Lella, Lumumbo, la Padula. Vi lascio alle note dell'inno del Bari. Tutta la famiglia, il presidente del Bari e suo figlio, avete visto tutto lo staff del Bari, ma guardate che entusiasmo, guardate che atmosfera. Nando, aggiungi tu qualche aggettivo. Beh, è difficile aggiungere delle cose, bisognerebbe essere presenti, bisognerebbe starci veramente sul posto, perché descriverlo non rende l'idea del momento che lo stadio di Bari sta passando, che i tifosi stanno facendo, fra fumogeni, fra l'inno, fra telefonini accesi. È un momento veramente spettacolare, considerando che stiamo parlando della Serie B. Avete visto la coppa che verrà assegnata alla terza promossa del campionato dopo Frosinone e Genoa. Entra anche il gruppo arbitrale, dirige guida con Giallatini e Preti, Doveri quarto uomo, Fabbri e Dionisi arbitri, VAR e AVAR. E adesso il nostro inno nazionale, l'inno di Mameli, per aggiungere suggestione ed emozioni a questa serata clamorosamente da batticuore. Le squadre in campo si stanno sistemando, arriva il Bari in maglia bianca, arriva il Cagliari in maglia rosso-blu, il Cagliari seguito da 1300 tifosi e tutta la Sardegna che segue da casa. Adesso sì, siamo pronti per il nostro inno nazionale. Go. Cool.
cominciamo ad entrare dentro le pieghe della partita. Il Cagliari per andare in Serie A deve vincere, il Bari può accontentarsi tra virgolette del pareggio. Vi ricordo che in caso di parità la partita si fermerà al 90esimo e andrà in Serie A la squadra meglio piazzata alla fine della stagione regolare, quindi il Bari che è arrivato terzo, il Cagliari è arrivato quinto. Qui intanto lo ha stretto di mano e l'abbraccio bello tra un allenatore di grande esperienza come Ranieri e un allenatore relativamente giovane come Mignani. Quale mossa deve fare il Cagliari? Quale sarà l'atteggiamento del Bari secondo te? Allora, l'atteggiamento del Bari è quello dell'andata. Prima della prima partita Mignani gli ho detto che forse la mossa vincente dell'andata è stata Esposito, che si toglieva dalla sua zona di competenza, quindi creava spazio per gli inserimenti di Khedira e di Muracchioli. Tra l'altro Esposito è uno che non ti dà i punti di riferimento, quindi può andare a giocare a destra o a sinistra, e poi dopo è anche uno che fa salire la squadra. Quindi io penso che questo 4-3-3 con il Bari continuerà, no, su questa falsa riga dell'andata. Il Cagliari, Ranieri rivoluziona praticamente il Cagliari. È vero che Nandez non sta bene, però questa è una squadra che si può modificare anche nel corso della partita a secondo delle situazioni. Quindi io penso che possa partire col 4-1-4-1 con Makumbu davanti alla difesa, Lugumbo, Lella, De Jola e Di Pardo, e davanti l'unico Lapadula, oppure può diventare un 4-2-2. Quindi è il modificarsi durante la partita che può mettere in difficoltà il Bari. Ma guardate che bella l'astronave di Renzo Piano, sembra sia sul punto di decollare. Una partita che questa sera vi regaleremo anche a livello produttivo nella maniera migliore possibile con il drone e per la prima volta con la Sky Jet Cam, una camera che volerà praticamente ad altezza uomo. Vi sembrerà di essere dentro un videogioco, perché questa partita merita davvero tutte le nostre migliori attenzioni. Ancora il San Nicola che continua a produrre spettacolo, adesso anche con i cartellini bianchi e rossi della tifoseria di casa. Sta per arrivare anche il pallone in campo. Io, se Marina Presello e Marco De Micheli riescono a sentirmi, vorrei ascoltare anche le loro sensazioni, loro che hanno raccolto anche gli umori, le espressioni dei giocatori di Bari e Cagliari all'ingresso in campo. Marina, comincio da te. Sì, io ero proprio vicino alla panchina del Bari, ho visto il volto di Bellomo che dice tutto, era emozionato, anche quello di Antenucci, cioè proprio Daniele si percepiva a pelle quello che gli passava dentro la testa e dentro il cuore. Poi lo sguardo di Mignani quando è salito dal tunnel in questo stadio, davvero con gli occhi sgranati tutti, e credo proprio in cuor loro con la voglia di regalare qualcosa di grande a questa città. Marco! Io ti racconto invece Ranieri, che è entrato in campo, si è guardato intorno, lui che di partite come queste ne ha vissute tante in stadi anche più grandi, ma l'emozione che aveva negli occhi è davvero qualcosa di incredibile. Si è goduto tutto, si è goduto l'inno, si è goduto anche la macchinina che è entrata in campo per portare il pallone per il calcio d'inizio. È cominciato il match, arriva la prima rimessa laterale per il Cagliari. Vi garantisco che faccio fatica ad ascoltare il ritorno in cuffia della mia voce, perché si gioca con un frastuono fuori concorso. Tenta il controllo Muracchioli, poi De Jola, fermato, Makumbu va giù, si rialza però con la stretta di mano. Allora, Daniele, Cagliari con Khedira. Cagliari gioca col 4-4-2, Lella a sinistra, Di Pardo a destra, in mezzo gioca Makumbu e De Jola, davanti gioca Luvumbo e Lapadula, quindi 4-4-2 per Ranieri, con Zappa qui a destra, Dossena e Obert e a sinistra Azzi. L'arbitro ferma il gioco, calcio di punizione per il Bari. Invece il Bari, come al solito, con Esposito dietro l'unica punta che tira, lascia spazio sulla fascia per Dorvalle, che lui è uno molto bravo nella fase offensiva, forse un po' meno di letture nella fase difensiva, però vedi, Esposito gravita praticamente dietro le due punte. Maiello, il lancio per Khedira che scappa alle spalle della difesa, Khedira con il cross secondo palo, non ci sono compagni però. Quello che stavo dicendo, no, Dorvalda quella parte a destra dovrebbe essere terzino
a livello offensivo che va a fare le diagonali offensive, invece è rimasto dietro perché giustamente col 4-4-2 è costretto a marcare Lella su quella fascia, ma anche Lumumbo che spesso si sposta lì su quella fascia sinistra del Cagliari, destra del Bari. De Jola taglia il campo per andare a destra da Gabriele Zappa, decide di affondare il terzino destro di Ranieri, qui incrocia il suo passo con quello di Di Pardo, riproposto titolare in una serata così importante per la squadra cagliaritana. Macumbu, Tossena al rientro dalla squalifica, saltato gara 1, sale Azzi a sinistra, da quella parte Lella, fermato, c'è rimesso per il Cagliari, palla subito a cercare Lumumbo, allontana Maita, duello tra Esposito e De Jola, Lumumbo vuole sfuggire a Dorval, non ci riesce, poi il fallo proprio di Lumumbo, calcio di punizione per il Bari. Che l'andata Lumumbo nei primi 20 minuti l'ha messa in grande difficoltà a Dorval, poi dopo Dorval gli ha preso le distanze, gli ha preso le misure, Lumumbo si è un po' incartato nella partita. Ripeto, all'andata il Cagliari aveva cominciato benissimo, Bari un po' disorientato, però poi dopo quando ha preso le distanze il Bari ha fatto una partita straordinaria, meravigliosa, ha fatto 4, 5, 6 occasioni da gol, Radunovic è stato il migliore in campo, ha sbagliato rigore. E non debba trarre l'inganno il fatto che abbia pareggiato al 96esimo, ma ha avuto tante opportunità prima. Adesso Nando si vede abbastanza chiaramente, sì. Nonostante i fumogeni, quello del Cagliari è un 4-4-2. Sì, infatti. Un 4-4-2 sicuro, con Lumumbo e la Padula, vedi due attaccanti, e poi dopo Di Pardo da una parte e Lella dall'altra. Mazzotta, che ha conservato il posto da titolare nonostante il rientro dalla squalifica di Ricci. Palla verso Khedira. La chiusura di Obert, Dorval aggredisce in mezzo al campo, il raddoppio di Maita, ma il Cagliari comunque esce quasi nella nebbia. Lumumbo con il cross dentro la Padula, colpo di testa, il pallone fuori di non tanto, direi prima palla gol dopo 4 minuti per Gianluca la Padula. Su questo Ranieri ha lavorato, palla a Lumumbo, punta il suo uomo, come esce dal dribbling la Padula già fa il movimento perché cerca di anticipare la traiettoria di palla, colpisce di testa, però è troppo defilato, no? Qui la palla è dentro, vedi, è defilato, Vicari è in posizione giusta. Il replay ci ha fatto vedere come in realtà il pallone sia finito anche abbastanza abbondantemente al lato, sembrava più vicino invece, sì. In presa diretta Mazzotta, lascia passare il pallone di Cesare, stasera la 340esima partita in Serie B. Era Cagliari pronto per giocare anche a Cagliari, poi si era reso di fatto durante la rifinitura. Stasera, stringendo un po' i denti, è tornato il capitano che è ripartito con il Bari dalla Serie D e ha fatto tutta la scalata. Sì, il Cagliari ha scelto di fare una partita ad attendere il Bari, no, sulla tre quarti, perché fa giocare il Bari fino ai 20-25 metri del centrocampo e poi dopo comincia ad attaccarli. I due attaccanti cominciano a schermare subito e dopo i due centrocampisti si accorciano sui tre centrocampisti del Bari che possono andare in superiorità numerica. Obert, tutta nuova la coppia centrale di difensori stasera di Ranieri, Dossena più Obert. All'andata Altare e Guldaniga. Prova a ripartire ancora Khedira, è un pallone largo però per l'italo marocchino. Protagonista, diciamo, un po' sfortunato all'andata, ha sbagliato il calcio di rigore, ma soprattutto dinanzi a sé ha trovato uno strepitoso Radunovic che gli ha parato tutto.
Luvumbo si gira rapido, vuole passare, messo giù, ha subito fallo, calcio di punizione. Sì, come così è successa l'andata, da quella parte a sinistra sanno che Luvumbo quando comincia la partita è più fresco, più rapido, devi prendergli le misure, quindi il Cagliari cerca proprio di dargli l'opportunità di far qualcosa di importante, di essere dinamico e Luvumbo già con un cross e un calcio piazzato e un calcio di punizione guadagnato. Avete cominciato ad apprezzare la Sky Jet Cam con le immagini praticamente ad altezza uomo. Punizione Cagliari, palla che arriva, Dossena di testa, Caprile, ancora De Jola e il pallone passa vicinissimo al palo e alla linea di porta di Caprile. Occasione Cagliari al settimo minuto e mezzo. Sì, così come è successo all'andata, il Cagliari nei primi 20 minuti ha avuto due o tre occasioni da gol importanti, tra l'altro è andato anche in vantaggio. Questa volta non si è fatto sorprendere Caprile dal colpo di testa, è andato a fare una parata non semplice, infatti l'ha deviata. Poi dopo De Jola, che all'andata è stato uno di quelli più pericolosi, no? Soprattutto sui calci piazzati, ha preso anche una traversa, ha calciato questa palla tra il cross e il tiro in porta. Rimessa Cagliari, Dorval dalla Serie D con il Cerignola l'anno scorso alla finale per la promozione in Serie A. Obert, non passa il pallone di Lella, chissà che emozioni per Nunzio Lella, lui che è nato a pochi chilometri da qui a Santeramo in Colle ed è cresciuto proprio nel vivaio del Bari prima di passare al Cagliari. Luvumbo spinge Dorval senza commettere fallo, si lamenta un po' l'angolano, c'è rimessa per il Bari. Un'altra bellissima immagine con il nostro drone del San Nicola. Sì, il Bari ha scelto di fare una partita di attesa e di ripartenza, cerca di sorprendere il Cagliari sul recupero palla e sulla profondità, no? Che possono dare Chedira, che può dare Esposito, che può dare Moracchioli. Fino adesso il Cagliari è molto ben equilibrato, il Bari ha rischiato soltanto su quel colpo di testa, però è difficile fare tutta una partita in questo modo, no? Chedira riesce a resistere ad Obert e anche a De Jola, va a saltare Zappa su Moracchioli, la prende proprio l'ex Renate, passa Moracchioli con numero sul Zappa, si accende il San Nicola, il cross basso, sta arrivando Esposito, anticipato proprio all'ultimo. Il Cagliari è già pronto per ripartire con la velocità di Luvumbo, lo va a prendere Dorval, uno contro uno, passa Luvumbo, al centro c'è la Padula, ancora Luvumbo, fino in fondo, va giù, non c'è niente secondo l'arbitro. E poi nervosismo tra Luvumbo, due potenziali occasioni da gol. Moracchioli ha fatto una gran cosa, no? Qui sulla sinistra, qui sotto di noi, perché ha superato Zappa che è andato in anticipo, poi dopo l'azione si è ribaltata, no? Luvumbo ha avuto la possibilità di andare a mettere questa palla dentro, l'unica cosa è che c'era soltanto la Padula e il solito De Jola che era andato sul secondo palo, però qui Luvumbo poteva fare qualcosa di diverso e di meglio. Ha perso l'equilibrio alla fine della sua incursione in area di rigore Zito Luvumbo, 3 gol in campionato, 2 nei playoff, decisiva la sua doppietta nella gara d'andata della semifinale contro il Parma. Mazzotta, Vicari, adesso Di Cesare che insieme ad Antenucci si è recentemente diplomato al corso di Coverciano. Vicari rilancia, Di Pardo dentro l'area, ancora per Luvumbo, ancora attento invece Vicari. Maiello lo sposta un po', Makumbu va in scivolata con decisione, Alessandro De Jola, rimessa a Bari. Devono andare a cercare i centrocampisti il Bari, che si devono muovere dalla loro zona di competenza, devono togliersi dalla marcatura, e quindi Maiello e Benedetti devono cercare di fare qualcosa di diverso, devono muoversi di più. Chedira sfugge a Dossena, la fisicità di Chedira, poi però non c'è la misura giusta nel passaggio verso Esposito, avete già raccontato Nando
con Marina nel pre-gara di questa serata straordinaria per la famiglia Esposito. Sebastiano stasera qui, Salvatore nello spareggio, salvezza in Serie A tra Spezia e Verona, e Pio che questa sera giocherà con l'Under 20 la finale del mondiale contro l'Uruguay. Che dire, posizione regolare, riesce a tenere il pallone, lo scarica dietro Moracchioli col cross, secondo palo decisivo Azzi. Dorval va a contendergli il pallone, Lella, meglio Dorval che strappa l'ovazione al pubblico del San Nicola. Che dire, si ripropone in aria con Dossena, fischia l'arbitro, fallo di Chedira, calcio di punizione per il Cagliari. Bari può diventare pericoloso, no, su queste ripartenze, se trova la profondità degli attaccanti, e quindi è ovvio che l'attenzione deve essere massima per i quattro difensori, Zappa da una parte, Azzi dall'altra, ma soprattutto i due centrali, no, che devono poi un po' anche interscambiarsi per andare a cercare di togliere la profondità agli attaccanti, che sono molto veloci e bravi ad andare ad acquisire. La Padula ha una caviglia un po' acciaccata, la Padula, ma anche in condizioni non ottimali ha saputo fare e alla grande il suo mestiere di bomber alla gara d'andata, sbloccando il risultato, suo 25esimo gol stagionale, 21 più 4. Zappa, Makumbu, Zappa si ferma, ricomincia all'interno della sua metà campo il Cagliari. Facciamo un giro vicino alle panchine, cominciamo con Marina Brasello. Marina, sì, grande lavoro per il quarto uomo, ma bonariamente, perché non riescono a stare seduti i giocatori del Bari ad ogni azione d'attacco della propria squadra. Indovina chi è il più attivo? Nicola Bellomo da Bari Vecchio. Perde un brutto pallone di Iola, ne vuole approfittare Esposito, inghiottito però dalla difesa del Cagliari, è proprio vicino alla panchina di Ranieri. Adesso andiamo Marco De Micheli. Dovene è dovuto intervenire anche sulla panchina del Cagliari perché c'è Nandez che è infortunato, non è in lista, però ha voluto comunque stare qua con i suoi compagni, che non era seduto, non posso regolamentare, quindi il quarto uomo ha dovuto riprendere. Ti dico di Ranieri che fa fatica a far sentire dai suoi giocatori, perché ovviamente con questo pubblico non potrebbe che essere così, ma con i gesti ha fatto capire ai suoi ragazzi, soprattutto ai due attaccanti, a Lubumbo e alla Padula, di non andare a pressare sulla prima uscita al Bari, di lasciarli calciare. A te. Makumbu, due su di lui, è chiuso il franco congolese, alla fine però guadagna un preziosissimo calcio d'angolo Antoine Makumbu. Sì, può essere anche una soluzione che uno dei due centrocampisti, no, a turno, De Jong e Makumbu, vadano ad aiutare, no, la fase offensiva. Quindi ovvio, quando parte Makumbu, De Jong la rimane, deve stare attento lì in mezzo il Cagliari, perché il Bari pressa bene, soprattutto quando è di spalle il giocatore, se non dà via subito la palla perde palle, e poi dopo la ripartenza diventa pericoloso. Il sinistro di Obert, primo palo, allontanato per un attimo Maita, raccoglie Di Pardo, adesso Makumbu la gioca con calma a favore di Dossena, Zappa riapre tutto a destra, qui è rimasto Obert, ancora Zappa, Di Pardo, una finta, non c'è cross, ancora una finta, ne attrae due su di sé, Zappa, lui mette il cross, palla verso Lubumbo, non può arrivare, ripropone De Jong, sempre Cagliari che preme sulla tre quarti, Zappa, Makumbu, De Jong, cambia lato il Cagliari, adesso va a sinistra, Azzi, tira in porta il brasiliano, non va. Non è il suo piede, il piede suo è il mancino, invece spesso lo fanno rientrare dentro il campo perché sanno che con il mancino ha un piede educato. Ha provato questo tiro da fuori area, forse poteva mettere questa palla dentro, che l'area di rigore era riempita, perché c'era la Padula, c'era Lubumbo. Quindi un Cagliari più aggressivo, però un Bari che sta trovando spazi su certe ripartenze, e quindi il canovaccio, l'andamento della partita è proprio questo. ...16 minuti giocati... Ma sentite che decibel ha il San Nicola stasera. Radunovic sul retropassaggio di Dossena, l'ex Avellino
sceglie Makoubou, la pressione di Esposito se la cava egregiamente, però l'ex centrocampista del Maribor, il Cagliari, lo ha pescato nel campionato sloveno. Pazzi. Bari ha messo bene lì in mezzo, soprattutto con i tre centrocampisti. Cagliari è sempre costretto a giocare in ripartenza o a trovare Lumumbo quando si toglie dalla marcatura, se no il giro palla è un giro palla lento, dove il Bari non fa fatica a scivolare e andare a prendere posizione, vedi, come in questo caso. Lumumbo arretra per giocarla sul pallone di Azzi. Lella, Lumumbo ancora, dopo un primo tocco di Dorval vuole passare Lumumbo, trova un muro però, poi fischia l'arbitro, ha visto un fallo su Walid Khedira. 17 gol in campionato, l'ultimo segnato proprio all'ultima giornata contro il Genoa. Ancora la nostra Sky Jetcam, lasciami dire, veramente un valore aggiunto questa telecamera. Ne approfitto per ringraziare al coordinamento editoriale Ernesto Mugione, al coordinamento di produzione Giulio Scalvenzi. Moracchioli, punta Zappa, sta arrivando Mazzotta, vuole andare Moracchioli, ecco il passaggio dentro. Makoubou con freddezza, con eleganza, rischia anche il dribbling, poi il rimpallo favorisce Di Pardo, agganciato da Maita, calcio di punizione. Il movimento dei due attaccanti doveva essere andare a tagliare sulla linea del fallo laterale, perché sul recupero palla la pressione del Bari c'è, quindi devi andare a trovare gli attaccanti. Gli attaccanti non devono giocare così vicini, soprattutto quando il Cagliari ricomincia dal basso. Se non trovano i centrocampisti in mezzo devono muoversi gli attaccanti, quindi la Padula o Lumumbo a turno devono andare a tagliare dietro i difensori sulle fasce laterali e andare a prendere questo pallone per far salire la squadra. Makoubou ha segnato un gol in questo campionato contro il Cittadella, tra l'altro il suo primo e unico fin qui gol da professionista. Obert, Azzi, si muove Lella, lui invece va al centro, il tacco di Makoubou, Lumumbo si smarca, Lumumbo destro, gran parata di Caprile sul movimento funambolico di Zido Lumumbo. È quello che poi Ranieri aveva intenzione di fare, no, schierando le due punte. Qui ha fatto una gran parata Caprile perché la palla era angolata e lui aveva coperto tutte e due i pali, non era andato sul primo palo a non andarla a coprire, perché si aspettava anche un tiro in diagonale, quindi è stato bravo, reattivo, ha allungato le braccia. Ancora Obert dalla bandierina, palla nel mezzo, raccoglie Azzi, destro acrobatico, ha ribattuto con la schiena Esposito. Altra occasione da segnalare, da registrare comunque per il Cagliari in questi primi 20 minuti di partita. Cross dentro di Lella da destra, Nunzio Lella, la palla finisce direttamente a fondo campo, rimessa per il Bari, che vi ricordo aver eliminato in semifinale, dove è entrato direttamente in questi playoff il Sud Tirol, perdendo 1-0 a Bolzano e vincendo 1-0 qui a San Nicola. Più lungo appena di un turno il cammino del Cagliari, entrato nei preliminari dove ha eliminato il Venezia vincendo 2-1, poi la doppia sfida contro il Parma 3-2 a suo favore e 0-0 al Tardini. Maita recupera, Benedetti Dorval, chiuso, deve tornare indietro, non ha altra opzione, poi attenzione al recupero di Di Pardo che si avvicina. Di Pardo ha provato a servire la Padula,
disattenzione barese che poteva costare davvero molto caro. Sì, è stato bravo Maiello, no? Andare a chiudere la traiettoria. Però queste sono situazioni dove il Cagliari aspetta queste situazioni, è in attesa, no? di un errore del Bari proprio per andare a fare questo tipo di giocate. Sarò bravo Maiella a recuperare. Lella, Deiola, ecco il cambio di gioco. Zappa, Dossena, centralmente Mazzi, smista male. Palla a metà strada fra Zappa e Makumbu. Allora Gregorio Moracchioli. Arriva Benedetti. Sale a sinistra Mazzotta. Da questa parte largo c'è Esposito. In mezzo che tira. Si muove che tira. Palla per lui. Fa il movimento giusto. Poi Benedetti con il destro. E la parata di Radunovic. Questa occasione per il Bari al 23esimo. Questo è tutto il lavoro di Esposito, perché lui si toglie dalla sua zona di competenza e quindi c'è spazio per gli inserimenti. Che tira sul taglio e poi dopo a rimorchio un suo compagno che ha calciato con l'interno del piede troppo centrale per battere un Radunovic che in queste due partite è sembrato, o almeno nella partita d'andata, è sembrato veramente imbattibile. Ranieri chiede alla sua squadra di accorciare, vedi, da qui sotto lo dice proprio, si vede proprio, no, col movimento delle braccia, di accorciare per andare a prendere palla più velocemente. Azzi, l'ex Modena appoggia per Makumbu. Lella, Obert e poi Dossena. Torna a destra il Cagliari sull'asse di Pardo Zappa, la gioca l'ex Juventus. Dossena, Makumbu. Siamo a metà del primo tempo, è 0-0. Un pareggio premia e promuove il Bari. Il Cagliari ha bisogno di vincere. Recupero di Esposito, in mezzo al campo Moracchioli, può andare centralmente, è veloce Moracchioli, accompagna Khedira, riceve Khedira in area di rigore, Khedira quasi gespica sul pallone, lo tiene però attaccato, alla fine sbaglia Makumbu, la finta su Esposito, poi distribuisce a sinistra Perazzi. Obert, Zappa, Makumbu, Dossena. Il Bari retrocede compatto all'interno della sua metà campo per difendere su questo tentativo di impostazione offensiva del Cagliari. Dossena vuole palla, Zappa prova ad accontentarlo il compagno, lo fa e Zappa guadagna calcio d'angolo. Sì, anche la scelta di Ranieri di mettere due difensori, due terzini, no? Sulla fascia destra, Zappa più dietro, Di Pardo più avanti. Di Pardo che è abituato anche a giocare in un centrocampo a 5, quindi ha anche la gamba, anche la spinta, però si alternano sia nella fase difensiva che nella fase offensiva. Quando Zappa va avanti, Di Pardo rimane dietro, questo lancio lungo. Quindi vediamo il tiro di Benedetti che è lento. Obert, palla che rientra, Caprile con i pugni. Ancora Cagliari, Di Pardo, cross, dentro. Arriva Azzi, alla palla sul destro, ci riprova il brasiliano e sarà ancora calcio d'angolo. Obert si sposta dall'altra parte, ma questa volta è chiaramente il pallone sarà ad uscire verso il centro dell'area di rigore. Dossena, colpo di testa, una sponda, mette fuori Vicari. Dossena ripropone ancora la mischia, ancora Dossena, la padula, la parata di Caprile. Il Cagliari sta facendo la partita, il Bari sta cercando di ripartire, ha creato anche delle buone opportunità e i due allenatori l'hanno preparata in questo modo. Vedi, Ranieri dice al suo giocatore di stare stretto, no? Perché spesso, essendo largo, soprattutto con i due centrocampisti, se trovano la linea di passaggio,
che tira a turno, oppure Esposito quando si abbassa, quando rimane alto, riescono poi a puntare la difesa avversaria. Sempre molto comunicativo, avete visto, Michele Mignani parla tanto, si sbraccia tanto. Bordocampo, Marco. Sì, comunicativo anche Ranieri, che non riesce a farsi capire con le parole, visto il frastuono che c'è qui allo stadio, ma lo fa con i gesti. Non è soddisfatto di due cose: quando il Bari riparte vuole la squadra più vicina, ma a te Daniele. Attenzione, perché affonda a destra Di Pardo, uno sguardo in mezzo, un altro, la palla arretrata per Luvumbo, è chiuso il 77, vuole passare Luvumbo all'ultimo, decisivo Mazzotta, altro calcio d'angolo per il Cagliari. Voleva battere in fretta Luvumbo, poi ha visto avvicinarsi Dorval e Moracchioli, allora saggiamente ripensa al suo piano, affida palla a Obert, tocco di ritorno per Luvumbo, colpo di testa! E palla che, colpita da Lella, finisce, no, forse Daniele, deviazione. Sai Daniele che secondo me l'ha preso il giocatore del Bari? Adesso lo rivediamo, no? Sì. Il giocatore del Bari è Maita che sì, anticipa, sì. Lella. Esatto, anticipa Lella, che quasi fa un pallone, finisce sul palo e poi a fondo campo, infatti è calcio d'angolo. Un altro corner rosso-blu, palla nel mezzo, il colpo di testa da parte di Iola, che va sempre sui calci d'angolo. Prende sempre lui, Gabriele. È il tempo giusto. Cagliari sta creando, sta giocando una partita oculata, perché non si sbilancia, qui la rivediamo, no? La deviazione di Maita che va a sfiorare l'incrocio di palle. Sta giocando una partita oculata e sta creando anche occasioni da gol. Ranieri è sempre più arrabbiato perché non riesce a come ha detto Marco, a comunicare con i suoi giocatori. Sicuramente in questi primi 28 minuti e mezzo le occasioni migliori le ha create tutte il Cagliari, che deve vincere e quindi naturalmente deve tentare di produrre di più rispetto alla squadra di casa. Picari, Marco, di nuovo da te. Sì, per completare quello che stavo dicendo prima, è la posizione di Di Pardo in questo momento che non convince Ranieri, perché quando riparte il Bari lui non deve uscire su Mazzotta, ma non deve neanche seguire Moracchioli, deve andare verso il centro, sta provando a dirglielo in tutti i modi, ma non lo capisce l'esterno del Cagliari. Esposito per Chiedira, sta entrando Benedetti che tira, il pallone che non passa, mette fuori Obert. Luvumbo non controlla, Di Cesare ripropone, Esposito chiude bene il Cagliari, poi Lella lotta in mezzo a tre, esce bene e poi De Iola, anzi Azzi, riparte Luvumbo, sta accelerando al centro, può tagliare la Padula, palla per la Padula, Picari. Luvumbo è bravo a fare queste cose, però gli manca il passaggio finale, gli manca la lucidità di capire sul movimento dei compagni. La Padula ha fatto il movimento giusto, ma era in mezzo a due giocatori, no? Invece la palla Luvumbo doveva darla dietro, perché De Iola aveva anticipato tutti quanti ed era da solo. Moracchioli riparte lento a sinistra, Maita, poi Mazzotta, Vicari, Dorval, ha visto il movimento di Chedira, Rossena sempre molto attento, si concede anche un tocco tecnico per guadagnare metri, Zappa, Di Pardo, Makumbu, è chiuso a quel punto Di Pardo, Dossena, di nuovo tutto il Cagliari dentro la metà campo del Bari, Azzi, Obert, è salito anche lui, De Iola, Di Pardo avanza, doppio passo, finta, la chiusura di Moracchioli, rimessa Cagliari. Zappa, Makumbu, palla di ritorno, bella, poi Di Pardo, cross, Vicari, Dossena, De Iola può lasciare ribalzare il pallone, poi però da dietro glielo soffia Esposito,
Adesso il Bari potrebbe anche provare a ripartire. La seconda volta che De Jong perde palla in uscita, soprattutto quando la sua squadra sta venendo fuori, no? Quindi pericolosi, perché il Bari ne sa fare bene queste verticalizzazioni, soprattutto con gli attaccanti, in questo caso che dire. Lella e Poiazzi. Il cross di Azzi, la Padula sfiora soltanto. Poi dietro di lui non riesce a giocarla Zappa. Lo fa sempre per il Cagliari. Però Di Pardo. Obert. Scambiato con Lella. Eccolo di nuovo Obert. Giocatore slovacco che ha cominciato la stagione da terzino sinistro nel Cagliari di Liverani, ma quello del centrale è un po' il suo ruolo originario e direi anche preferito. Bordo campo vicino alla panchina di Michele Mignani, Marina Presello. Allora, sbuffava Mignani e parla, continua a parlare con il suo secondo perché deve cercare di uscire, no, il Bari, come diceva Nando, con le verticalizzazioni, infatti diceva Mattia Maita, cercare di sfruttare non solo la velocità di Khedira ma anche l'imprevedibilità di Esposito. Però qualcosa che non va, Mignani l'ha visto perché si è girato verso la panchina pochi minuti fa e ha mandato Ricci immediatamente a scaldarsi. Sì, perché questa alternanza tra Zappa e Di Pardo un po' li sta mettendo in difficoltà, però il Bari ha la possibilità, no, sul recupero a palla perde un tempo forse nel vedere il movimento dei suoi attaccanti, invece secondo me Mignani l'aveva studiata proprio per recuperare palle subito alla verticalizzazione, vedi come in questo caso ci riprova che tira pallone lungo però Azzi, Obert. Dossena. Zappa, Magumbu, Di Pardo, tocco corto. Torna in mezzo al campo la squadra di Ranieri. Dossena. Deiola. Con il tacco cerca ma non trova Lella, perché Maita fa da scudo e riaffida poi a Benedetti il compito di affondare a destra, guadagna rimessa laterale, il numero 80 in maglia biancorossa. Sai Daniele che è la terza volta che De Jong perde palla in questo modo e questo è pericoloso, soprattutto con una squadra come il Bari, no? Che come ho detto prima riesce a fare benissimo questo tipo di situazione, cioè l'attesa e la ripartenza con gli attaccanti che si dislocano benissimo su tutto il fronte d'attacco. Dorval, Maita vuole entrare, non ci riesce, allora Esposito, Dorval, Esposito ancora, palla bassa, Dossena ci mette il piede e sventa la minaccia. Rimane giù Di Cesare dopo questo contrasto aereo con Luvumbo, l'arbitro non dà calcio di punizione al Bari ma rimessa al Cagliari. Dossena, Obert, ancora Dossena. In campionato, in questo campionato, debuttato contro il Modena, entrò al posto di Nandez. Nandez che oggi è assente, neanche in panchina, è uscito malconcio dalla partita d'andata, era uscito in quell'occasione anche Mancosu, lui almeno recuperato per la panchina. Calcio di punizione per il Cagliari. Il fallo ai danni di Alessandro Di Pardo. Mignani con Vergassola, allenatore vice, a valutare quello che sta accadendo in campo.
Tossena. Azzi. Trentasettesimo in corso, 0-0 al San Nicola. È la gara di ritorno della finale playoff per decidere la terza promossa in Serie A dopo Frosinone e Genoa. Che tira, vediamo se parte alla sua maniera. Si ferma, aspetta lo scambio con Esposito, attaccato con successo da Azzi. Luvumbo, davanti c'è la Padula. Luvumbo salta di Cesare, adesso però arriva Dorval. Ecco il cross, dentro il colpo di testa da parte di Di Pardo, e il Cagliari va ancora vicinissimo al gol con un'altra grande paratissima, sì, ma di Caprile. Caprile è stato bravissimo, quindi lui va sul primo palo e poi dopo con la punta delle dita è andato a prendere questa palla, neanche con tutta la mano, guarda, lui la va proprio a rinviare con la punta delle dita, fa una parata bellissima perché l'esplosività sulle gambe. Che parata, sì, di Elia Caprile. E poi sta un po' ricalcando quello che ha fatto Radunovic all'andata, eh? Angolo Cagliari, palla bassa, Dorval non riesce a mettere fuori. Zappa lascia Dazzi, preme il Cagliari, palla dentro, Lella, poi che tira, non bene, raccoglie ancora Obert che tira in qualche modo Caprile. Alla fine riesce a prendersi il pallone, il Cagliari ha saputo spaventare ancora e tanto il Bari. Sì, ma lo stadio lo percepisce, quindi sta alzando un po' i decibel. Qui lo vediamo, il cross con il mancino, il colpo di testa di Pardo, l'inserimento è giusto. A Caprile questa sera, almeno fino adesso, sembra insuperabile. Siamo già alla seconda parata molto importante di Elia Caprile, ha compiuto ad aprile 22 anni, cresciuto nel Chievo, poi l'esperienza in Inghilterra con il Leeds, l'anno scorso alla Pro Patria, una scalata vertiginosa fino a guadagnare la maglia dell'Under 21, lui che è cresciuto con il mito di Gigi Buffon. Makumbu, Luvumbo tutto a destra, solito raddoppio, la palla passa ma lui no. Esposito gira intorno a Lella, poi Maita, bravo il lavoro di Esposito, dà il pallone a Benedetti, sale accelerando, a destra accompagna Dorval, riceve il franco algerino, lo aspetta Azzi. Dorval in aria, il cross, deviazione, calcio d'angolo Bari, la prima volta che Dorval viene su e crea subito l'occasione, calcio d'angolo, perché lui su quella fascia una spinta importante. Dopo tanti corner per il Cagliari ne arriva uno per il Bari, lo batte Esposito, era stato tra i migliori del Bari alla Unipol Domus giovedì sera. Cinque del Bari in area di rigore. All'andata il Cagliari ha sofferto moltissimo i calci piazzati, i calci d'angolo del Bari. Da lì erano arrivati molti pericoli, sì, per la porta di Radunovic. Esposito con il destro, colpo di testa di Dossena, raccoglie Maiello, non tira bene, la palla è abbondantemente lontana rispetto alla porta di Boris Radunovic. Lo spettacolo del San Nicola, 41esimo minuto, sempre 0-0. Zappa. Obert. Di nuovo Zappa. Sotta respinge, rimessa Cagliari, Obert sceglie Azzi a sinistra, vediamo se punta il brasiliano, va in verticale, lo scambio con Lella non si concretizza per l'intervento di Benedetti. Maita,
si muove Esposito, l'ho visto il compagno, va a ricevere Esposito, in mezzo c'è che tira, eccolo che tira, riceve, si muove, sinistro, ha ribattuto la difesa, ancora Bari però, Benedetti con il cross, è un pallone innocuo però per la difesa del Cagliari, allora Di Pardo lo lascia rimbalzare e poi rinvia, Maiello, Mazzotta. Per come l'hanno preparata i due allenatori stanno facendo bene tutte e due le squadre. L'attesa è la ripartenza per il Bari che crea qualche difficoltà sul movimento degli attaccanti. Mazzotta non trova compagni. Cagliari che invece pressa, cerca di rubar palla e con gli inserimenti dei centrocampisti sui cross di Luvumbo, no? sugli strappi di Luvumbo. È diventata pericolosa, se non ci fosse stato Caprilla sicuramente il Cagliari sarebbe andato in vantaggio, però anche il Bari ha avuto delle potenziali occasioni da gol che poteva sfruttare anche meglio. Eccolo di nuovo il Cagliari che attacca sulla tre quarti, lo fa con Azzi, il cross dentro, Luvumbo giù, rimane per terra l'attaccante del Cagliari mentre Dorval già sprinta sulla destra, rimane per terra ma oltre la linea laterale il giocatore del Bari che si è rialzato, mentre non ancora lo ha fatto Gido Luvumbo. Adesso sì, il Cagliari gioca con Zappa, Di Pardo, Makumbu, il triangolo che non si chiude con Zappa, poi sì, perché Zappa entra in area di rigore, Zappa fermato alla fine da Maita, sarà calcio d'angolo per il Cagliari. Che Zappa poteva far meglio, invece si è andato a chiudere, no? Su difensori che hanno accorciato, qui l'errore di Muracchioli. L'errore di Muracchioli, qui Zappa poteva far meglio, ha alzato anche la testa per vedere chi c'era, poi Maita è entrato, ma lui poteva andare a crossare prima questa palla, no? Sul movimento dei suoi compagni, invece ha cercato di nuovo con l'esterno del piede, ha perso una grande occasione. Non calcio d'angolo, ha rivisto la sua decisione l'assistente, o meglio l'arbitro, ha cambiato la decisione del suo assistente e anche i nostri replay hanno mostrato come l'ultimo a toccare il pallone sia stato proprio Gabriele Zappa. Vedi come l'aspetta il Cagliari. Cagliari aspetta sulla tre quarti campo, la fa girare e poi dopo l'attacca, proprio perché ha paura, no? della ripartenza del Bari. Se il Bari trova spazio con gli attaccanti sicuramente gli può far male, così come è successo all'andata spesso. Di Cesare, siamo nell'ultimo minuto di primo tempo, non ci sarà il recupero. Caprile stacca Dossena alle spalle di Chettira, Luvumbo stringe la marcatura di Cesare, poi rischia qualcosa Dorval, Maita, Mazzotta, che è l'ultimo pallone del primo tempo, lo gestisce all'indietro il Bari e qui arrivano i due fischi del direttore di gara, guida, manda Bari e Cagliari negli spogliatoi per l'intervallo 0-0 e dopo l'1-1 d'andata vi ricordo che questo risultato, se confermato al 90esimo, premierebbe il Bari per la promozione in Serie A. Ha avuto le migliori occasioni il Cagliari, ne ha avute almeno due, anche tre, molto buone, molto corpose, fin qui ha trovato però un super Caprile. Ne avevamo parlato un po' nel prepartita, no? Nando, sì, con sì, Marina, sì, di come Caprile potesse diventare ciò che era stato, esatto, Radunovic all'andata, e fin qui davvero è stato il migliore del Bari perché ha sventato un paio di grandi chance per la squadra di Claudio Ranieri, che evidentemente dovrà adesso moltiplicare gli sforzi il secondo tempo se vuole sbloccare il risultato e portare a casa la promozione, e invece il Bari dovrà provare a sigillare questo risultato. Marco De Micheli con Alessandro Di Pardo, voi. Sì, Di Pardo, hai avuto forse l'occasione migliore di questo primo tempo, come ce la racconti tu dal tuo punto di vista, com'è stato quel colpo di testa? Ah, ho colpito, ti dico la verità, l'avevo vista dentro, però c'è il portiere, è bravo, e la partita è dura, continuiamo così, spero di avere altre occasioni, cerchiamo di portarla a casa perché penso che il primo tempo ce lo siamo meritati.
Come sta andando questa partita? Come l'avevate preparata? Tu sei uno di quelli con cui Ranieri ha parlato di più, perché sei quello che è stato più vicino a lui. Sì, sicuramente l'abbiamo preparata in modo molto preciso per andarli a prendere. Li aspettiamo un po', però vogliamo ripartirli forte e cercheremo di fare così anche secondo tempo. Grazie. Grazie Marco, con le parole di Pardo. Adesso piccola pausa per noi e poi torniamo con Nando Orsi per il racconto di questa super finale del playoff della Serie B tra Bari e Cagliari. Tra poco. Eccoci di nuovo, riapriamo il teatro del San Nicola per quello che sta per cominciare il secondo tempo di Bari-Cagliari, la finale di ritorno del playoff della Serie B. Caro Nando Orsi, l'estate a livello di calendario comincerà il 21 giugno, ma tu saprai che già da qualche giorno invece noi abbiamo acceso il nostro super canale, canale 201, che si chiama Sky Sports Summer, perché quest'estate Sky ha deciso di esagerare e trasmetterà tutto il meglio dello sport internazionale con tutte le discipline mondiali, europei, veramente c'è il meglio. Questa sera, tra l'altro, proprio alla fine della nostra diretta da Bari, vi consiglio di non perdere il secondo appuntamento con Buffa Talks. Federico Buffa, chiacchierando, conversando con il nostro direttore Federico Ferri, ci racconterà di Inter, di LeBron James, di Gianni Minà, di Bichila. Su Sky Sports Summer alle 23:30, Buffa Talks, e poi davvero per tutta l'estate, un evento dopo l'altro, un evento più bello dell'altro. Nel Bari entra Ricci, questa è la novità in apertura di ripresa, decisa, voluta da Mignani. Esce Mazzotta, un cambio tra terzini sinistri. Ricci, che era assente per squalifica nella gara d'andata a Cagliari, adesso si riprende la sua fascia di competenza. Si ricomincia con il Cagliari che batte, il Cagliari che rimane lo stesso rispetto ad un'ora fa. Radunovic in porta, Dossena e Obert, i due centrali, Zappa a destra, Azzi a sinistra, i due difensori laterali, Mancubù, De Jola nel mezzo, Collella. E poi la Padula e Luvumbo. Il Bari con Caprile in porta, Dorval gioca terzino a destra, adesso Ricci a sinistra, Vicari e Di Cesare i due difensori nel mezzo, Maiello, Maita con Benedetti, i tre di centrocampo, i tre uomini più offensivi sono Esposito che tira e Moracchioli, l'arbitro vi ricordo è Guida. Muove il primo pallone della sua partita Ricci, va scambiato con Moracchioli. 0-0, si ricomincia così. Il risultato che premia il Bari in ottica promozione. Il Cagliari deve vincere. Maita. Esposito, lascia passare il pallone, che tira? Palla di ritorno ancora per Esposito, dentro con la battuta vincente. No! Con l'effetto vincente la palla finisce sull'esterno della rete proprio di Ricci. Sì, il cambio è andato proprio in questa direzione, di avere un giocatore che riesce a fare anche la fase offensiva, cosa che Mazzotta non aveva fatto il primo tempo, quindi aveva dato la possibilità su questa fascia sinistra al Cagliari di avere tante intraprendenze. Qui ha calciato con l'interno del piede, ha scheggiato il palo, però il Cagliari ha cominciato attendendo il Bari, che ha fatto un ottimo 1-2, un'ottima costruzione di gioco, ha sfiorato il gol. Primo minuto del secondo tempo e prima grande occasione per il Bari, ne ha avute almeno tre il Cagliari nel corso del primo tempo. Qui il fallo commesso ai danni di Esposito,
che è sempre un giocatore importante, no? Nel ripiegamento, nel far salire la squadra, nell'ammorbidire la pressione della squadra avversaria. Quando lui arretra, no, in mezzo al campo la va a prendere. Qui rivediamo l'1-2 di Ricci che si inserisce anche bene, no? Poi dopo con il mancino lui cerca la con l'interno del piede di andare a superare Radunovic sul primo palo, però lì Radunovic ha chiuso bene. Replay uno dopo l'altro anche con la nostra Sky Jetcam per l'occasionissima di Ricci, quasi incespica Benedetti, poi torna in possesso Vicari, ancora Ricci, Maita, stava partendo Moracchioli, pallone completamente sbagliato per lui, Radunovic, Azzi muove palla su Chedira, poi Maiello recupera, Benedetti, eccolo di nuovo Chedira, Esposito va ad aspettare il pallone, poi forse aspetta un attimo di troppo, perde palla, la riconquista per il Bari Raffaele Maiello. Un Bari sicuramente diverso perché ha alzato di 15 metri il baricentro, il Cagliari si è abbassato, sicuramente Mignani ha detto se continuiamo così il gol lo prendiamo, quindi è meglio alzarsi un po', rischiare meno e andare a fare quello che sappiamo far meglio, no? Sulla qualità tecnica, sugli inserimenti. Bordo campo Marina Presello. Sì, perché Mignani ha mandato a scaldare, come è già successo a Cagliari, no? I suoi uomini di fantasia, di movimento, c'è Bellomo, c'è Ruben Botta, c'è Benali, c'è Folo Ruscio, scalda anche Setter tra di loro, però vuol cambiare evidentemente qualcosa poi là davanti per quanto riguarda l'attacco e la fantasia. Dorval. Valerio Di Cesare. Compiuto 40 anni a maggio Di Cesare. E quest'anno ha segnato anche 3 gol. Quinto marcatore più anziano della Serie B. Con 39 anni all'epoca del suo ultimo gol. 10 mesi e 22 giorni in questa speciale classifica. C'è Herman Dennis, ex giocatore della Regina, ad essere il primatista, segnò il suo ultimo gol a 40 anni e 7 mesi. Maita, palla un po' lunga per Moracchioli, parte che tira, lo va a prendere Obert, sta entrando Esposito in area di rigore, il cross di Chedira è lungo per tutti. Sì, è lungo, però l'inserimento era giusto dei due centrocampisti e di Moracchioli che non hanno scelto di andare sulla traiettoria di palla, ma hanno aspettato questa palla e questa palla era lunga, però è un Bari sicuramente diverso e un Cagliari anche sicuramente diverso, che forse un po' stanco anche perché ha corso tanto. Azzi verso Luvubo, lo blocca Di Cesare che rimane anche infortunato per terra, intanto il Cagliari gioca adesso, però l'arbitro ferma il gioco perché Di Cesare rimane giù proprio dinanzi alla sua panchina, devono fare appena pochi metri medico e massaggiatore del Bari per andare dal capitano e valutare le sue condizioni. Minuto settimo di questo secondo tempo, qui lo scontro tra Luvumbo e Valerio Di Cesare, eccolo di nuovo, le gambe che si incrociano, sta un po' faticando a rimettersi in piedi, soffre in tribuna Tommaso Giulini, presidente del Cagliari. E questa è una parte di quasi 60.000 spettatori che questa sera hanno riempito totalmente il San Nicola di Bari. Azzi,
Bari momentaneamente in 10 perché Di Cesare è fuori. Adesso però rientra il difensore centrale della squadra di Mignani. Obert, De Jola, Dossena, Zappa a destra, Makumbu, Dossena, Makumbu. Sinistra Ceazzi potrebbe ricevere, lo fa, retropassaggio per Adam Obert, ecco il cambio di campo preciso per Zappa che mette giù con il petto Di Pardo, palla di ritorno ancora per Zappa che vuole passare, guadagna calcio d'angolo. Sì, da quella parte destra ha funzionato, no, nel primo tempo Zappa Di Pardo, e quindi devono un po' continuare. Lumumbo, come è successo così all'andata, nel secondo tempo ha qualche difficoltà, no? Nell'entrare in partita, quindi devono cercare proprio questo tipo di soluzione se il Cagliari vorrà arrivare al cross. Si ripropone Obert col suo mancino, palla prolungata e poi alzata da Lella, facile la parata di Caprile. Parlavi di Lumumbo che sta facendo un po' di difficoltà ad entrare in partita, direi che al Cagliari forse sta mancando anche soprattutto l'incisività di Lapadula, sì, che fisicamente non sta benissimo, infatti lo stiamo vedendo adesso, no, guarda, secondo me anche con la caviglia lui qualche problema ce l'ha avuto, però poi sai, uno che quando comincia la partita, quando c'è da lottare, non si tira indietro. Maiello, giocata orizzontale per Benedetti, scende Dorval, riceve, palla di ritorno ancora per Benedetti, forse un po' scomoda, ci arriva comunque Benedetti, anche se poi per Robert è abbastanza semplice recuperare. Azzi si scontra con Dorval, la rimessa è per il Cagliari. Giocati i primi 10 minuti in questo secondo tempo, ne restano 35 più recupero e poi calerà il sipario sulla stagione della Serie B 22-23. Contemporaneamente si sta giocando a Reggio Emilia Spezia Verona lo spareggio per la salvezza. Da questo campo, da Bari, una per salire in Serie A, da quel campo una che invece dovrà ridiscendere in Serie B. A Reggio Emilia al momento il punteggio vede davanti il Verona 3-1, qui è 0-0. Zappa, si muove Makumbu, riceve ancora Makumbu, si libera, destro, ribatte con i pugni Caprile, ancora Makumbu, lo anticipa Esposito, il recupero pulito ancora del Cagliari, Makumbu, Zappa mette il pallone dentro, non ci riesce ancora, ci riprova Maiello, poi Esposito, rimane in pressione il Cagliari, Esposito in mezzo a due, alla fine guadagna una rimessa laterale, la guadagna letteralmente. Il Cagliari sta facendo quello che gli è riuscito meglio nel primo tempo, cioè cercare di alzare il baricentro e andare a pressare il Cagliari. D'altronde ormai non è più, mancano 30 minuti, mezz'ora, e quindi è ovvio che devi fare qualcosa di diverso, di andare a rischiare. Sono cominciate ovviamente anche le grandi manovre vicino alle panchine. Makumbu si gira, palla dentro per Lella che non aggancia, era buono l'inserimento del centrocampista. De Jola ci mette la gamba per anticipare che tira Dossena, il colpo di tacco di Zappa, Lumumbo giù, fischia guida, calcio di punizione per il Cagliari. Sì, Lumumbo che si è spostato lì a destra, no, per cercare di non dare i punti di riferimento
ai terzini, agli esterni. Qui fa una buona cosa Luvumbo. Fallo di Maita. Tutte le emozioni e le tensioni disegnate sul volto di Claudio Ranieri, avete visto? Un unico assordante fischio del San Nicola per accompagnare questo calcio di punizione al Cagliari. Obert, sempre il suo mancino, palla morbida, colpo di testa di Benedetti, raccoglie Zappa, la sposta a sinistra, ancora si accentra, Zappa vuole tirare, respinto, e allora riparte il Cagliari in contropiede, Esposito, Dorval in mezzo, c'è che tira Dorval, ancora un po' di metri, poi affrontato da Deiola, calcio di punizione e giallo per il capitano del Cagliari. Questa è una bella situazione per il Bari, perché è partito bene e poi dopo la palla sembrava persa, anzi no, forse va a essere ammonito per simulazione. Ah sì, vero, pardon, munizione per simulazione per Dorval. In forse effetti sembra scivolare, cioè non ce l'ha. Allora il pallone del Cagliari, rosso per un componente della panchina del Bari. Credo per il preparatore dei portieri. Adesso Guida sta spiegando ai componenti della panchina del Bari la sua scelta, la sua decisione. Il quarto uomo adesso sta lavorando un po' a livello di comunicazione con la panchina del Bari. Espulso Mauro Antonio, preparatore dei portieri del Bari. Il San Nicola dall'alto, bordo campo, panchina Cagliari, Marco Di Micheli. Ci sono Claudio Ranieri e il suo vice Paolo Benetti che stanno parlando da 3-4 minuti, stanno ragionando su chi fare entrare in campo, si stanno scaldando soprattutto i centrocampisti, Mancoso e Viola da più tempo, è andato un paio di minuti fa Barreca e si è aggiunto adesso Prelez che è quello che si sta scaldando con maggiore intensità, l'ha appena chiamato il vice di Ranieri. Azzi, ruba palla Esposito, può andare che dira, dall'altra parte Moracchioli, se la allunga un po' che dira. Sì, c'è un po' di confusione adesso perché le due squadre cominciano a diventare nervose, cominciano a capire che più va avanti la partita e più c'è un obiettivo raggiunto da una parte e non dall'altra, e quindi è ovvio che si sono perse un po' di distanze, un po' di equilibri. Mentre, se non ho visto male e Marina mi potrà confermare, Mignani ha richiamato dal riscaldamento Benali. Ruba palla a Lella, Makumbu. Forse anche Bellomo si sta preparando in casa Bari. Deiola. Marina. Sì, stavo guardando, ha richiamato effettivamente Benali e Bellomo, però Benali si è seduto in panchina. A te intanto. La Padula sortita senza sbocco, vai Marina. Sì, mentre aveva una necessità fisiologica, invece Bellomo che poi tornerà a scaldarsi perché lo aveva appena mandato Mignani dicendo cosa fai in panchina, vai a scaldarti. Adesso continua a guardare i suoi uomini nel riscaldamento, ha richiamato Setter alla fine, Setter, e rimanda Benali al riscaldamento. C'è un po' di confusione sulla panchina del Bari in questo momento, anche sulle scelte. Adesso è possibile anche che l'allenatore vede di poter cambiare qualcosa, che sì, Di Cesare si va giù, Di Cesare non ce la fa, un po' di minuti fa è rimasto a terra e già veniva da un acciacco
nei giorni precedenti la finale d'andata. Il gioco si ferma, ne approfittano quelli del Cagliari, avete visto, per dissetarsi un po'. Invece Mignani ne approfitta per ridisegnare la sua squadra, perché sta per mandare in campo il colombiano Setter, l'attaccante. Ma vediamo se c'è da sostituire anche Di Cesare. Sì, perché ha già lasciato la fascia di capitano a Maita. Valerio Di Cesare esce, la sua partita finisce al 18° del secondo tempo. La lacuna in difesa la va a colmare Zanzusek, che era stato titolare a Cagliari giovedì. Ed esce anche Esposito. Ed entra Damir Setter. Sì, che era stato anche protagonista, no? Quando è entrato ha dato una svolta al Bari sulle situazioni fisiche lì davanti. Palla alta alla difesa. Il giocatore che è entrato molto bene, che ha avuto... Che i difensori del Cagliari hanno avuto difficoltà nel marcarlo. Anche Ranieri pronto col doppio cambio. E vedremo in campo tra poco Mancosu e Prelez. Sì, effettivamente vorrebbe dare. Può dare qualità e forza fisica lì davanti. Qualità ce n'è stata poca ad innescare gli attaccanti lì davanti, quindi con Mancosu, che è stato l'autore dell'assist sul primo gol di La Padula all'andata. Colpo di testa di Di Pardo, ha avuto una delle migliori occasioni del Cagliari nel primo tempo. Decisivo su di lui Elia Caprile. Torval, 20° del secondo tempo. Torval rilancia. Obert, Makubu attaccato da Maita. Ancora Makubu in mezzo a due, questa volta deve arrendersi. C'è il tocco di Maiello a sinistra per Ricci. Lo scambia ancora con Raffaele Maiello. Accorcia Moracchioli, va a ricevere Maita, ecco Setter, primo pallone. Benedetti in mezzo al campo. Torval garantisce sempre spinta qui sulla destra. Il 93, che tira, controllo e poi pallone per Benedetti. Riesce a passare Suazzi. Benedetti con il cross, guadagna calcio d'angolo. È un Bari diverso, un Bari più consapevole. Anche più di movimento adesso che è entrato Setter, ha anche la possibilità di alzarla questa palla, no? Per andarsela a giocare sui colpi di testa, sulle spizzate. Angolo Bari, Gregorio Moracchioli, destro basso, facilmente intercettato dalla Padula. Poi Maita mette giù male, però regala palla a Makubu. Vuole ripartire il Cagliari. Luvumbo di fatto rallenta l'azione nei rossoblù, poi prova a riaccelerare, finisce per terra, la palla diventa buona per Makubu. Si ferma Makubu mentre si stavano allacciando Luvumbo e Maita, se non ho visto male. Ammonizione per Maita sicuro, non so se anche per Luvumbo, direi di sì per la reazione. Al coordinamento Ernesto Bugioni mi conferma, sì, ammonizione per entrambi, sia Luvumbo che Maita. Il fallo è del centrocampista del Bari, poi la reazione dell'attaccante del Cagliari. Calcio di punizione per i ragazzi di Ranieri, che intanto, eccoli, mette in campo Marco Mancosu e Prelez. Di Cesare in panchina con il ghiaccio. Prelez che era entrato a Cagliari nella gara d'andata proprio al posto di Mancosu. Fuori Lella e Di Pardo, mette sicuramente due giocatori più offensivi, esatto, più creativi. Ranieri non ha opzioni alternative. Adesso il Cagliari a 20 dalla fine deve provare a fare il gol per la promozione in Serie A. No, più che altro anche Prelez può servire anche a fare un po' di lavoro sporco per la Padula, no? Che lì davanti stava da solo Luvumbo,
hanno giocato poco di coppia, quindi Preles può essere giocatore che spizza la palla, fisico. Mancosu batte subito il calcio di punizione, mette fuori Benedetti, raccoglie Azzi, lo va a prendere Seter, non passa Azzi, chiude il colombiano. Prepariamoci ad entrare nella seconda e decisiva parte di questo secondo tempo per avere la terza promossa in Serie A. Una tra Bari e Cagliari. Azzi punta, cross con il destro verso Prelez, a vuoto però, poi Moracchioli controlla che il pallone finisca fuori. La rimessa dal fondo sarà per il Bari. Qui ancora la jet cam con lo scontro tra Maite e Luvumbo. Sì, c'è stata la reazione di Luvumbo, quindi questo è il motivo della punizione. Guarda che hanno fatto. Sì, veramente. Sarebbe arrivato. Cartellino giallo per entrambi. Ora addirittura Ranieri è andato a parlare con il quarto uomo, no? È andato via dalla sua zona di competenza. Guarda dove sta. Caprile verso Seter. Benedetti si oppone a Azzi. La palla è fuori. Ferma tutto Guida. Calcio di punizione per il Cagliari, ma da posizione da rettificare. Makubu, Dossena, traccia in verticale, sbaglia Prelez, poi il fallo di Deiola e danni di Seter, calcio di punizione. Sì, Prelez deve essere un po' più fallo di Deiola qui, poi attenzione perché rimane giù Mancosu. Spiegando all'arbitro di aver preso un colpo. Cerchiamo di capire noi con le nostre telecamere. Allora, qui Mancosu si avvicina Maita, poi lì non si riusciva a capire. Calcio di punizione per il Bari. Caprile batte profondo verso Seter, colpo di testa di Dossena. Makubu tiene giocando in maniera orizzontale. Azzi, Luvumbo, la palla finisce fuori, l'ultimo a toccare è stato il cagliaritano, la rimessa per il Bari. No, Luvumbo però devi fare il movimento non ad aspettare la palla ma cercare la profondità, no, Dorvalla gli sta vicino, quindi ha tutta la fascia libera, invece di aspettare la palla sui piedi dovrebbe andare a cercare un po' di più la profondità se vuole ottenere qualcosa di importante, un'azione offensiva diversa. Susek, colpo di testa di Khedira che prolunga, c'è lo scatto di Seter, Obert dietro verso Radunovic, Makubu, Zappa, 27esimo che comincia adesso e comincia in maniera direi sensibile a crescere la tensione, l'emozione ancora di più sulle gradinate del San Nicola e tutto intorno al campo. Il recupero falloso in mezzo al campo di Prelez, rimane steso per terra ma direi per stanchezza più che altro Maita. Cambio nel Bari, entra Molina, esce Moracchioli. Ha bisogno di energia nuova, sì. Mignani, adesso che manca poco più di un quarto d'ora alla fine, entra l'ex capitano del Crotone.
ex giocatore del Monza. Il 4-3-1-2 c'è sempre. Benedetti va a fare il trequartista, quello che faceva Esposito, e Molina va a fare la mezzala. Azzi, Luvumbo vuole scappare a Dorval, ci riesce, la palla è fuori, però Luvumbo non ha sentito il fischio dell'arbitro, non si è accorto della segnalazione dell'assistente, ma soprattutto non mi sembra per niente convinto con la decisione. La palla sembra tutta fuori, vediamo anche da qui, sembra, è difficile da capire, ma sembra fuori. Rosso anche per un componente della panchina del Cagliari. Era stato già espulso il preparatore dei portieri del Bari, adesso tocca a un collaboratore di Ranieri. Prelez, Mancosu va a caccia del pallone, lo prende Prelez di testa anche Maita, Luvumbo mette giù, subito tre intorno all'angolano che rimane per terra. De Jola, giallo per Benedetti, fallo su Luvumbo, l'espulso in casa Cagliari e il preparatore atletico catalano. Sì, adesso sono queste cose che possono fare la differenza, no? I dettagli, i calci piazzati. Mancosu che ha la palla per innescare gli attaccanti, e così come il Bari, no? Campo aperto, ripartenze importanti, e qui insomma che la partita poi dopo si va a delineare. Mancosu con la palla dentro l'area di rigore, Dossena! Caprile, altro miracolo! Questa meno difficile delle altre, però la palla sbatte in terra e quindi Caprile non è difficile. Caprile non si fida di andarla a bloccare questa palla, la respinge. Occasione Cagliari che va a battere il suo nono calcio d'angolo. Mancosu, palla un po' arretrata verso Azzi, non la prende il brasiliano, la prende Zappa che si guarda indietro e serve Makumbu, pronto a riavviare l'azione, è libero Azzi che può entrare nell'area di rigore, palla sul destro, Azzi, tiro ribattuto, De Jola con la testa, ancora verso Azzi, facile la parata per Caprile, questo di fatto un passaggio del giocatore del Cagliari per il portiere del Bari. Sì, voleva metterla in mezzo, quindi vediamo il colpo di testa di Dossena che non è difficile, no, perché Caprile è in posizione giusta, però non si fida di andare a bloccare, giustamente concede il calcio d'angolo. Qui vediamo Azzi che voleva metterla dentro, invece la direzione verso Caprile che è sempre molto attento. Comunque Caprile aggiunge un'altra parata importante alla sua serata di parate importanti. Seter lo ferma, Obert, poi Azzi e De Jola mette fuori la rimessa laterale per il Bari. 31esimo minuto, dopo l'1-1 all'andata giovedì sera alla Unipol Domus di Cagliari. Bordocampo Marco De Micheli. Sì, perché la panchina del Cagliari sta protestando ogni qualvolta si ferma il gioco per le perdite di tempo del Bari. E problemi poco fa, per Seter, Marco, si va, sì, avanti. Poco fa, per recuperare in fretta il pallone, Nandez, che come dicevamo prima è infortunato in panchina, il problema al polpaccio, ha stoppato il pallone, si è rifatto male nuovamente, però ha fatto una smorfia, ma questo non l'ha fermato. Adesso lo vedete ancora lì a parlare con Doveri, con il quarto uomo. Problema muscolare, mi sembra per Seter. Ha detto che si è stirato, almeno così dal labiale mi è sembrato. Di giocatore sicuro, che ha avuto tanti infortuni, sempre, in tutte le sue stagioni. Seter, che è anche un ex di questa partita, perché arriva proprio dal Cagliari, ma col Cagliari l'anno scorso una sola presenza, giocò 5 minuti contro il Milan a inizio stagione il 29 di agosto, poi infortuni al polpaccio, al ginocchio. Seter deve lasciare la partita appena pochi minuti dopo il suo ingresso. Al suo posto entrerà Folo Russo, che a sua volta
da qualche settimana sta convivendo con problemi fisici, tanto che Mignani lo ha fatto partire dalla panchina sia giovedì sera che questa sera. Dorval, lo scambio con Molina, poi il cross di Dorval, la palla è fuori, mentre di nuovo giù Seter, eccolo con la sua stizza per dover abbandonare la scena del match dopo pochi minuti giocati. Folo russo, tutto questo al 34esimo, a 11 dal 90esimo più recupero. In campo a Folo russo, Dorval, Molina, lo ferma Luvumbo e quasi trascina il pallone davanti. Zuzek, Caprile, la pressione di Lapadula, Caprile perde un po' la tranquillità, rinvia male, rimessa Cagliari, Azzi, Luvumbo, Folo russo, e sarà procurato a Cagliari il rigore all'ultimo minuto, il fallo di Altare e poi la trasformazione di Mirko Antenucci al 96esimo. Con le mani Azzi, Mancosu lascia rimbalzare una volta di troppo il pallone e gli è fatale, che tira al centro Folo russo, non riesce a servirlo che tira per l'intervento risolutivo di Dossena, poi rimane giù anche con i crampi. Sì, i crampi Dossena, si vedeva proprio come correva su questo recupero. Deiola, Mancosu prolunga per Zappa, palla di ritorno, Mancosu, Lapadula, anzi perdone, Prelez, fermato, Folo russo a campo, è fresco Folo russo, lo va a prendere Deiola, pronto Dossena che si è frettolosamente rialzato, al centro che tira, anticipato da Obert, palleggio elegante di Makumbu, Prelez, ultimi 10 minuti di partita, ultimi 10 minuti di campionato, si decide la terza promossa per la Serie A. Luvumbo non passa, Dorval, Obert indietro tutta per Radunovic, ecco il lancio lungo a cercare Luvumbo, Dorval prende la posizione in anticipo sull'attaccante avversario. Sì, sta cercando il Cagliari di andare con questi palloni lunghi, ma la palla la deve dare verso Prelez, verso Lapadula. Mancosu per Zappa, palla dentro, eccolo Prelez. Prelez con il cross, arretrato all'altezza del dischetto del calcio di rigore. Molina, la palla si impenna, Lapadula prende posizione. Zappa recupera ancora per il rossoblu. Prelez vuole difendere con il corpo, poi la gran botta di Deiola. Il pallone però lontanissimo dalla porta di Caprile. Un po' di disperazione su questo tiro di Deiola, era abbastanza difficile, la palla è vero che usciva, aveva la porta davanti, però abbastanza complicato perché poi dopo Benedetti gli aveva chiuso lo specchio alla traiettoria di tiro, poteva fare qualcosa di diverso. Altri due cambi pronti per il Cagliari. Entrano Viola, e Parreca, escono Dossena e Azzi, rinuncia un difensore Ranieri, cambia di nuovo pelle, no, Parreca andrà al posto di Azzi qui a sinistra. Deiola arretra, sì, sulla linea dei difensori, le ultime mosse dalle panchine. Il Bari per conservare, il Cagliari per sbloccare. 83esimo in corso
è il momento della verità al San Nicola di Bari. Magubu riceve Zappa, Antoine Magubu, Obert vuole palla a Barreca, la riceve, la sua prima giocata, tocco dietro per De Iola, alza il pallone quasi scodellandolo per Magubu, palla complicata, la gestisce per Magubu, poi però si deve arrendere e riparte il Bari, lo fa con Ricci a sinistra, si accentra il terzino, adesso sale Maiello, non ci sono compagni davanti, poi arriva Chettira, a destra soprattutto arriva il sempre puntuale Dorval, le finte, Molina, eccolo Molina, palla da quella parte per Foloruscio, Foloruscio destro, palo pieno di Foloruscio, ad un passo dal gol del vantaggio il Bari, la palla la può giocare ancora la squadra di Mignani con Benedetti, se la gioca lì con due avversari guadagna. Sì, adesso il Cagliari ha perso anche certi riferimenti lì davanti e quindi il Bari è lì tranquillo, rimane in 4-5 dietro, no, sulle ripartenze, quindi soffre poco. Abbiamo rivisto il palo di Foloruscio, sfortunato, perché lì era indirizzato molto bene, aveva forse anche leggermente deviato. Adesso sta piovendo, tra l'altro è cambiato anche un po' il quadro meteorologico su Bari. Molina batte il calcio d'angolo, palla profonda, troppo per tutti i suoi compagni, cerca di arrivare Maita e arriva, lo sfida Zappa, la palla finisce fuori, la rimessa per il Cagliari. 40esimo del secondo tempo, fibrillazione totale al San Nicola, cantano i tifosi del Bari, soffrono i 1100 tifosi arrivati da Cagliari. Mancosu, palla verso Luvumbo che sbaglia completamente il controllo, ma la palla rimbalzando all'indietro finisce di nuovo tra i piedi di un cagliaritano ed è Piola. Obert, Mancosu, ecco il pallone dentro, calciato con troppa forza Marco Mancosu, non può nulla la Padula. Sì, ha cercato la Padula, no, di dargli questa palla sul corpo, sul petto, no, per cercare poi di andare a sostegno. Qui vediamo un giocatore del Bari che si accascia a terra. Chiaramente tanta stanchezza, perché tanta energia è stata spesa. Una partita così... Sì, anche a livello mentale, no? A livello di... Così impegnativa, sì, a livello e mentale e fisico. Sì. Qui rivediamo il palo di Foloruscio. Le emozioni finali al San Nicola. A proposito di emozioni, quelle legate all'Inter, quelle legate a LeBron James, quelle legate a Gianni Minà, quelle legate a Bichila, il secondo appuntamento stagionale di Buffa Talks alle 23.30 su questo canale Sky Sports Summer, il grande canale dello sport totale dell'estate di Sky Sport. Foloruscio, palla davanti a cercare Chedira, chiude bene De Iola, c'era fuori gioco comunque di Chedira, qua sulla bandierina fischia l'arbitro, calcio di punizione per il Cagliari, conto alla rovescia al San Nicola. Adesso diluvio, tra l'altro vero, sulla città pugliese e quindi sul San Nicola. Viola, quel pallone alzato verso il centro dell'area di rigore, Di Caprile esce, c'è fallo sulla su Padula, no, è fallo su Viola, fallo su Viola quando stava lanciando, sì, esatto, fallo di Foloruscio, sì, calcio di punizione per il Cagliari, pardon.
palla dentro, colpo di testa di Vicari. Makumbu. Ancora il francese. Viola. A sinistra c'è Barreca. Palla di ritorno per Viola. Non è buona però. E poi Viola forse commette fallo. Comunque la rimessa sarà per il Bari. Rimane per terra Maiello. L'ultima carta per Claudio Ranieri, che mette in campo Pavoletti al posto di Luvumbo. A due minuti dal novantesimo. Metterlo adesso significa che evidentemente non stava bene, Pavoletti ha fatto un po' fatica a recuperare dal suo infortunio. Si gioca questa carta però adesso, aggiunge centimetri, aggiunge esperienza Ranieri in questo finale che rischia di diventare disperato per il Cagliari. Sì, ma ormai non ci sono più neanche le tatticismo, no? Palla dentro e per Pavoletti che cerca la spizza. Sta piovendo fortissimo adesso su Bari. Ma questo non sembra voler annacquare l'entusiasmo del San Nicola. Comincia l'ultimo minuto di tempo regolamentare della finale di ritorno tra Bari e Cagliari. Tocca Viola. Obert. Zappa. Palla tenuta bassa per Preles. Passa solo per un attimo però. Poi la chiusura di Ricci. Non ci sono più giocatori del Bari adesso nella metà campo del Cagliari. Il Bari che aspetta, il Bari che difende e il Cagliari che butta palla davanti con De Iola. Pavoletti anticipato. Maita. Saranno sei i minuti di recupero. Foloruscio giù, ha subito fallo, calcio di punizione e ammonizione per Obert. Questa è aria per De Iola, per è De Iola. Ossigeno proprio per il Bari, no? Fallo di De Iola. Zuppo di pioggia a Mignani, ha vinto un anno fa trionfalmente direi il campionato di Serie C, adesso è alle battute finali della finale promozione per la Serie A. L'ultima promozione il Cagliari, il Bari pardon, l'ha ottenuta nel 2009 con Antonio Conte in panchina. Pavoletti stacca ma è scavalcato. La palla però è ancora buona per il rossoblù. Mancosu, Barreca, palla interessante, la Padula. Vicari fa buona guardia, mette giù Viola, ripropone per Zappa, cerca spazio per un cross, lo mette la Padula, Caprile in uscita, ancora Viola in area di rigore, sbaglia il controllo, poi commette fallo, calcio di punizione per il Bari. Sì. Caprile ha aiutato i compagni con questa uscita di pugno, poi dopo Viola è riuscito a controllare, ad addomesticare questa palla. Ha fatto fallo. Forse anche da casa, anzi sicuramente anche da casa, riuscite a vedere quanto stia piovendo adesso. Sì. Un nubifragio si sta abbattendo sul San Nicola. Qui è sempre 0-0, il fallo di Viola che spinge in aria su Vicari. Giocati i primi due minuti dei sei concessi da Guida oltre il novantesimo. Batte Caprile, un minuto supplementare, lo ha fatto chiaramente intendere Guida.
quindi si chiuderà al 97esimo minuto. Caprile batte più profondo che può, Viola controlla male, poi Benedetti allontanando quasi crea una difficoltà a Radunovic che era molto fuori rispetto alla sua porta. Rimette in gioco il pallone velocemente il Cagliari. Obert, De Jola, lancio lungo a cercare Pavoletti, la spizza Pavoletti per Mancosu, ma prima però arriva Susek che spazza, rimessa Cagliari, a fretta Barreca, non ha alternative la squadra rosso-blu. Obert, Makumbu, può andare De Jola, il Bari in trincea, ci prova il Cagliari, passa Zappa, Zappa con il cross, palla dentro Pavoletti! Pavoletti! Incredibile! Pavoletti al 94esimo minuto, il Cagliari sblocca al 94esimo minuto con Leonardo Pavoletti, incredibile, al San Nicola, incredibile! Sì, incredibile, perché poi sono i cambi che fanno la differenza. Pavoletti è il giocatore che è entrato e che si è buttato dentro su questa palla dove nessuno pensava potesse arrivare, lui è arrivato e l'ha messa dentro con l'interno sinistro. Caprile forse è rimasto sul palo, non ha avuto il coraggio di andare a prendere questa palla. Qui vediamo il contrasto, Caprile è rimasto sul palo, Pavoletti ha anticipato con il fisico, no? E con l'interno del piede l'ha messa dentro. Brucia la marcatura di Susek, Pavoletti che segna un gol di un'importanza capitale al 94esimo minuto. Clamoroso finale, svolta clamorosa al San Nicola. Guardate Ranieri, vuole che adesso i suoi usino la testa. La disperazione è calata sui 58.000 tifosi del Bari. Pavoletti si toglie la polvere di dosso, segna un gol non importante, molto 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 di più, il suo settimo gol in campionato in questa stagione. Il colpo di testa di Obert, adesso soltanto con la disperazione il Bari per cercare questi ultimi secondi di partita. La reazione, Viola allontana Vicari, non aggancia Ricci, ha messo fuori Prelez, ecco il pallone in area di rigore, esce Radunovic con un pugno, lotta Pavoletti, lo fa con Dorval, due su Dorval, non passa, poi scaraventa Viola in fallo laterale, ultimi 20 secondi di partita. Dorval, palla dentro, palla che passa, De Jola ha fischiato l'arbitro, calcio di punizione per il Cagliari. Incredibile finale, incredibile finale. Eh sì, incredibile finale. Perdona, avevo dimenticato che c'era un minuto in più. Sì, sì, c'era il 97esimo, giusto, quindi non ultimi secondi. Adesso è cominciato l'ultimo minuto. De Jola tira praticamente da metà campo. Lotta Folorusso, che ha avuto la grande occasione, la porta rimane vuota, Folorusso, salvataggio davanti alla porta dopo l'uscita buona di Radunovic. Incredibile Radunovic, che cosa stava combinando, no? Per andare al a prendere questa palla. 97esimo minuto, finisce la partita, il Cagliari vince e torna in Serie A con il gol di Pavoletti al 94esimo minuto, un finale incredibile, incredibile. Guardate i giocatori in lacrime per la gioia
quelli del Cagliari, per la disperazione, quelli del Bari. Cala il sipario su un campionato veramente incredibile, le lacrime di Ranieri. Marco De Micheli, vai! C'è Ranieri che sta festeggiando ed è molto emozionato, molto molto emozionato, è in lacrime Claudio Ranieri. Beh, perché davvero questo successo, ma soprattutto il modo in cui è arrivato con quel gol nell'ultimo secondo, con Pavoletti, l'uomo che ha mandato in campo per ultimo perché non stava bene, aveva giusto 4-5 minuti, in quei 4-5 minuti Pavoletti è riuscito a segnare un gol decisivo, un gol che cambia la stagione, cambia la storia del Cagliari e del Bari, cambia la storia anche di Claudio Ranieri con il Cagliari. Le lacrime senza freni. Di Claudio Ranieri, avete visto, per un attimo si era avvicinato anche con tanto fair play anche Mignani per complimentarsi. Marco, vai, ci dice le prime cose, le prime emozioni che state... Voglio ringraziare i ragazzi, questi tifosi. Ha detto anche l'altra volta che questo Cagliari come la Roma sono questioni di cuore, in questo momento si capisce le sue lacrime. Ho sofferto perché le sento, queste cose le sento. Proprio Pavoletti, l'uomo che è andato in campo all'ultimo perché è uno dei capitani, non ha potuto dare quello che poteva durante tutto l'anno, però adesso l'ha aiutata. Ha aiutato tutti, ma tutti hanno aiutato, anche quelli che non hanno giocato. Grazie, complimenti Ranieri. Non so quanto sia paragonabile questa impresa di Ranieri al titolo in Premier con il Leicester, che nessuno dava, ma nessuno davvero favorito, ma insomma questa è un'altra impresa nella carriera di questo allenatore. Ha preso la squadra già in viaggio dopo il primo periodo gestito da Liberani, ha saputo dare un'identità, un'anima a questa squadra, due sole sconfitte nella sua gestione, quella contro il Modena e quella contro il Parma. Qui portato in trionfo Ranieri dei suoi ragazzi sotto lo spicchio dei tifosi del Cagliari. Marco, ancora tu, vai. Sì, perché abbiamo Leonardo Pavoletti qui con noi, sta festeggiando con Nandez. Leo, sei entrato, avevi pochi minuti nelle gambe e nella testa, però poi sei riuscito a fare questo gol. Sì, allora, pochi minuti nelle gambe lo dite voi. L'ha detto il mister, l'ha scelto il mister. Io non è... Però sono contento, sapete quanto tengo a questa squadra. Soprattutto a questo gruppo, perché siamo stati fantastici, non questi sei mesi ma tutto l'anno, perché siamo partiti con mille difficoltà e siamo arrivati a questa promozione per merito di tutto, veramente questa è la forza di questa promozione, il gruppo. Se ripensi a un anno fa, quella partita col Venezia, la retrocessione, le tante critiche, anche le critiche interne a Cagliari, i tifosi, e a questa gioia. No, il calcio è questo, un anno perdi, un anno vinci. Siamo stati bravi perché non era facile, siamo stati sul pezzo e oggi ce la godiamo tutta. Qual è stata l'ultima, la forza che all'ultimo secondo, in un secondo tempo in cui non avete giocato magari bene, nel primo tempo avete fatto meglio, avete avuto tante occasioni in più, quando sembrava ormai persa, la forza di andare su quel pallone? Sì, allora, sono dinamiche del calcio, che negli ultimi minuti poi perdi schemi, perdi tutto, però me lo dicevano in tanti, io mi sentivo stasera di fare gol, sapevo che prima o poi mi fosse arrivato un bel pallone e ho fatto gol, meglio di così. Complimenti. Grazie. Letteralmente l'uomo della provvidenza, Leonardo Pavoletti, con il suo settimo gol in stagione, direi uno dei più importanti della sua carriera, lui che di gol ne ha fatti tanti. Marina Presello con Marco Mancosu, vai Marina. Per quattro mori, perché qua è una terra intera che fa festa, hai detto non ci credo. No, è assurdo, è veramente impensabile vincerla così in questo stadio, è veramente stupendo, veramente non avrei mai immaginato di poter fare una roba del genere, abbiamo fatto perché siamo un gruppo magnifico, devastante, non ho mai veramente trovato un gruppo così e siamo troppo contenti di viverla. Sei tornato a casa e è arrivata a questa impresa, cosa provi? No, è indescrivibile, è qualcosa, non te lo posso spiegare. Tutta la fierezza anche nel spiccato accento cagliaritano di Marco Mancosu, ma guardate le lacrime di che tira, inconsolabile, prima avete visto quelle di Cesare. Pubblico di Bari che rimane ancora in gran numero sulle gradinate per omaggiare comunque
la sua squadra dopo una stagione strepitosa. Il Bari da neopromosso ha saputo arrampicarsi fino al terzo posto della stagione regolare, arrivare a questo finale, arrivare a pochi centimetri, a pochi secondi dalla promozione, poi scappata via per la zampata di Leonardo Pavoletti. Al Bari va comunque un voto molto alto, al suo pubblico va un voto altissimo, perché questa sera ha regalato, direi, a tutto il pubblico italiano che ha visto la partita su Sky, uno spettacolo straordinario, affollando, colorando e cantando la sua gioia. Ancora Marco De Micheli, vai. Con Alessandro De Iola, lo dicevamo prima, Alessandro, 7 anni fa qua la promozione, oggi qua la promozione. Era il destino, il destino ha voluto questo. Sono, ti giuro, non riesco neanche a immaginare, a rendermi conto di quello che sta succedendo. È un'emozione troppo forte, troppo forte. Abbiamo reso orgogliosi un popolo, una terra, e questa è la dimostrazione. Ci credevi ancora in quell'ultimo pallone che è stato buttato? Assolutamente sì, non ho mai smesso di crederci, mai. Grazie, complimenti. Ranieri campione fino in fondo, perché è andato sotto il settore dei 1100 tifosi del Cagliari, come a dire: incitateci, festeggiate, celebriamo, senza però offendere la tifoseria avversaria e la squadra avversaria. Io intanto sto continuando, eccole, bravissima la nostra regia che mi segue in questo racconto, a guardare e a testimoniare la disperazione assoluta dei giocatori del Bari. Quante volte si è detto che queste sono le leggi dello sport, del calcio? Al fischio finale di una finale c'è chi festeggia e chi piange per altri motivi. Guardate Ranieri, bella questa immagine, bravissimo Claudio, bravissimo, bravissimo. Adesso piccola pausa dopo questo finale così intenso, pazzesco, direi, con il gol di Pavoletti che regala in extremis all'ultimo respiro la promozione in Serie A al Cagliari. Tra poco comincia il nostro post gara. Marina Presello, Nando Orsi, Marco De Micheli, tra poco.